Ti sembrerà una cosa stupida e banale, ma mi sto rendendo conto che ci sono tre lezioni da imparare, dei veri consigli di vita che ci danno la guida su come risolvere i problemi, qualunque cosa ci capiti. Bentornati su Memovia, sai quei consigli che ti danno gli anziani? Che in tanti dicono l'ho capito solo quando sono diventato grande. Se nella vita vuoi avere la metà dei problemi e risolverli con la metà della fatica, ci sono tre regole da seguire e te le dico tutte in questo video. Perché avrei voluto tanto che mi spaccassero la testa e me ce le infilassero dentro 20 anni fa e mi sarei risparmiato un sacco di problemi e di paturnie. Adesso te le dico tutte e tre, ma prima, lo sapevi che per fare 1 chilo di miele le api devono visitare 3 milioni di fiori? Lo so che sembra che non c'entra niente, ma dopo scopri perché te l'ho detto. Rispondi subito a questa domanda nei commenti: qual è la cosa che ti dà più fastidio nella vita? Qual è la cosa di te che cambieresti subito se potessi? A me, per esempio, danno fastidio le cose fatte male, senza attenzione, le ingiustizie e i favoritismi non li sopporto, e di me non amo molto che mi ansio, mi abbatto e mi preoccupo molto spesso per il futuro. Noi esseri umani ci abbiamo tre grandi paure che ci portiamo avanti per tutta la vita: quella di perdere ciò che è nostro o che ci tolgano ciò che è nostro, spesso questa è collegata ai soldi, al denaro, quella di non sapere tante cose che gli altri sanno e quindi di perdere il controllo sulla nostra vita o di non poter fare delle scelte, e quella di essere danneggiati a livello personale e di sentirci senza valore. La cosa bella è che ci sono popolazioni del mondo che queste paure non ce le hanno per niente, per esempio i thailandesi, che sanno che nulla è per sempre. Loro la chiamano impermanenza, fa parte del buddismo. A parte alcune persone speciali tipo la regina Elisabetta, che sembrano essere immortali, tutti noi fra 100-200 anni saremo morti, sepolti e dimenticati. Questo non succede solo per le persone, per gli animali succede anche per le cose. Ogni momento, ogni oggetto, ogni situazione è temporanea. E mentre noi stiamo là sempre a rimuginare, a rovellarci sul passato che è passato o sul futuro che ancora non esiste, la vita e le persone care, le cose importanti veramente delle nostre giornate ci passano sotto il naso e nemmeno ce l'accorgiamo, soprattutto non ce le godiamo. Io per esempio ho un'amica che non gli va mai bene niente, è sempre arrabbiata quando l'estetista gli sposta l'appuntamento per le unghie, sembra che è cascato un meteorite, va in panico, non capisce più niente. E allora una cosa che ho dovuto imparare, perché me l'hanno ripetuta in tantissimi, è che la vita spesso rimette le cose a posto da sola, ridimensiona i problemi per quello che veramente sono. Non passi un esame? Al lavoro non va come vorresti? Qualche relazione ti fa schifo? Beh, prima inizi a farti scivolare addosso le cose come l'acqua, meglio vivi. Ricorda questa frase: non lasciare che sia la vita, il tempo, a farti vedere i problemi come ridimensionati. Puoi risparmiarti tutta quella sofferenza, quelle paturnie, ridimensionali nel momento in cui ci sei dentro. Lo so che non è per niente facile. Eppure io ci riesco raramente, però è un atteggiamento realistico che ti fa stare solo bene e che libera le tue energie mentali ed emotive per la seconda cosa. Ci dobbiamo mettere in testa che le situazioni e soprattutto, credimi, le persone sanno essere incredibilmente ingiuste con noi. Io da ragazzino, per esempio, non piacevo alle ragazze, eppure mamma mi ripeteva che ero bellissimo. Grazie mamma. Beh, senti, non le conto le volte che qualcun altro è stato preferito a me. Ma mica solo nelle relazioni, pure nel lavoro. Quante volte comprano un libro che non è il mio, guardano un video che non è il mio? Beh, io mi ci sono dovuto adeguare a questa cosa. Perché scriviamoci in testa una seconda regola: le persone che ti circondano guardano il mondo con i loro occhi, non con i tuoi. Anche se non sei d'accordo, loro sceglieranno ciò che credono che sia meglio per loro. E tu che puoi fare? Puoi sempre cambiare strada, puoi sempre essere differente da tutti gli altri. A quel punto arriveranno le critiche, e spesso saranno critiche non costruttive. Critiche di gente mediocre che la butta là senza sapere un cavolo di te e che ci tiene tantissimo ad attrarti nel suo campo gravitazionale fatto di negatività e di altre critiche, sempre nei tuoi confronti. Con questa gente non ci puoi parlare, li devi solo mandare a Beh, ti faccio una piccola rivelazione: su 10 persone nel marketing si dice che 2 ti odiano, a 6 sei indifferente e 2 ti adorano. Le critiche arriveranno proprio perché sei diversa o diverso da quelle persone
che non ti amano e non si amano, e saranno un segnale che stai andando nella direzione giusta. Quando impari a tenere a bada sia i tuoi pensieri disfunzionali proiettati nel passato e nel futuro, sia il tuo rapporto con gli altri che cercano di interferire con la tua vita, ti si presenta la terza regola. Devi avere degli intenti, degli obiettivi chiari. I tuoi risultati nel futuro si basano su quanto ti fai il mazzo adesso, da quanti sacrifici fai, da quante cose fai che ti danno soddisfazione. Certo che è una fatica, però è anche bello in misura di quanto scegli di fare cose che ti piacciono, e a quel punto te la godi, e fra 20 anni ripenserai a questi momenti e dirai: quanto mi è piaciuto arrivare fino a questo punto. Hai paura del fallimento? Pure io. Aristotele diceva: le persone perfette non combattono, non mentono, non fanno errori e non esistono. L'ape non si stanca mai di saltare da un fiore all'altro, perché lo sa che il suo obiettivo è di produrre quel chilo di miele e ci metterà tutto il suo impegno, tutte le sue energie. Possono sembrare 3 consigli scontati, secondo me bisogna ripeterseli ogni mattina a colazione. E sono pure semplici: nulla è per sempre. Le persone a volte sono ingiuste, ma tu te ne freghi perché continui per la tua strada. E guarda, presto o tardi è una garanzia, ci arrivi a quello che stai pensando in questo momento, qualunque cosa sia. Però devi mantenere dentro di te la sicurezza che se continui a impegnarti, alla fine produrrai quel chilo di miele. L'obiettivo di questo video è darti motivazione e speranza, perché io oggi ne avevo bisogno e ho dato per scontato che se lo stai guardando forse ne avevi bisogno anche tu. Se hai ricevuto questi doni, metti un like, un cuoricino, condividi con qualcuno a cui potrebbe essere utile, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella, perché ci saranno tanti video per aiutarci a raggiungere quello che desideriamo. E quando ti va, scrivi qui sotto nei commenti sia cosa ne pensi di quello che abbiamo detto, sia per suggerirmi nuovi argomenti da trattare e per chiedermi di approfondire uno dei 3 temi che abbiamo trattato oggi. Io ti rispondo sempre, e mentre ti iscrivi e mi scrivi, io continuo a studiare e a ricercare. Ci vediamo qui molto presto.